Aha! Vi ricordate poco tempo fa abbiamo parlato? Vi lascio il video poi qua in fondo perché è uno di quelli che mi sono divertito più a fare. Di spedizioni finite in maniera disastrosa nel corso della storia, oggi parliamo di spedizioni finite in maniera che, boh, non si sa. Probabilmente disastrosa, però i loro esiti sono avvolti dal mistero. Quattro antiche e una moderna, benvenuti su WatchMojo Italia per appunto una top 5 di avventurosi viaggi avvolti da questa coltre di che cosa sarà successo. Ma prima di incominciare, mi raccomando signore e signori, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Alla numero 5, la geografia secondo i fratelli Corte Real. Miguel e Gaspar, figli di Joao, tutta una famiglia di esploratori portoghesi a cavallo tra 1400 e 500 che in nome della corona di Re Emanuele, i due bro partirono alla volta dell'Asia, passando da sinistra come tutti quanti, e arrivarono nel Labrador, in Canada, e dissero eccoci in Asia, praticamente siamo arrivati. Che poi lo sapevano del Canada, ma pensavano fosse soltanto un isolotto in mezzo tra Europa e Asia. Miguel tornò indietro e Gaspar continuò dicendo: oh Michi, digli al babbo e agli altri che, cioè, io tra due giorni mi mando una cartolina con gli ideogrammi, ci vediamo in Cina ragazzi, perché fidatevi, lo vedete sti solotto sul quale siamo noi adesso, svoltiamo a destra un paio di chilometri, poi subito sulla sinistra c'è una rotonda, tac, lì c'è la Cina. Non ci credete? Sì, sì, certo che ci crediamo, per il re, verso la Cina. E quella cartolina non arrivò mai. Miguel tornò a cercarlo nel 501 perché era suo fratello e perché poi dove poteva mai essere finito? Aveva ragione lui, la Cina è proprio lì dietro. Nel senso, svolti a destra, poi subito in fondo. Manco Miguel mandò mai quella cartolina. Nel 502 Albertino Catino andò a cercarli, no, per fortuna, in nome del duca di Ferrara, questo briccone rubò una mappa portoghese dalla corte reale, creata anche grazie alle indicazioni dei due fratelli, e ce la vediamo adesso insieme, ce la gustiamo perché è uno spettacolo. Allora, piccola lezione di cartografia. Come vedete, qua al centro tutto normale. Questa è l'Africa, questa è l'Europa, coste fatte in maniera precisissima, tutto ok. Poi qua sopra incominciamo, vedete qui c'è. Questa dovrebbe essere la Scandinavia spostata di 800 km, non si sa, ma va bene lo stesso. Gliela perdoniamo. Diamo un attimo un'occhiata subito a est. Allora, qui c'è l'India e va bene. Poi qua c'è, è l'Argentina in pratica, incomincia. E questo isolotto artificiale rettangolare lungo 700 km, che era... boh, non si sa. Però ecco, qui insomma c'è l'Argentina. Poi brum, c'è questa costa dritta tutta quanta a est. E da qualche parte, non so, qui se guardate bene, troverete Gustavo e Miguel che stanno acquistando le loro cartoline con gli ideogrammi, perché sono passati, facciamo il giro, opla, da questa parte. Come vedete, questa parte della mappa è, cioè, è fatta in maniera perfetta. Allora, qui a sud abbiamo degli alberi che, con una costa geometricamente perfetta, devo dire, nel senso, è una cosa incredibile. Anche questa deve essere artificiale, che dovrebbe in teoria essere il Sud America. Poi qua sopra abbiamo Cuba, che se voi la confrontate, Cuba è lunga quanto l'Europa, giusto, certo. E quest'isola immensa qua sotto, che non si sa bene di preciso che cosa sia. Poi questa qua, questa che vedete qua, è la Florida. Ora, è grande quanto tutti quanti gli Stati Uniti. Poi, come vedete sopra, non c'è niente. Difatti è incredibile che ci sia stato qualcosa. Cioè, ci deve essere la Cina. Non capisco perché c'era della terra poi in mezzo. Da dove è spuntata fuori? E qui, questa è la parte più bella della cartina, se andiamo un attimino a ingrandire. Allora, qui abbiamo questa grossa isola, che era quella dove loro si trovavano, che se andiamo a vedere il nome, la chiamarono, in maniera molto poco autocelebrativa, Terra del Portogallo. Vabbè, vabbè. Nome molto originale. E quell'altra, qui non so, purtroppo per noi non c'è il nome, sulla altra cartina c'è effettivamente, forse è molto piccola, adesso non si vede. Quest'altro isolotto qui accanto lo chiamarono i due fratelli Corte Real Terra di Corte Real. Quindi loro pensavano che fosse tutto loro, cioè nel senso, c'erano due isole loro, del Portogallo e di Corte Real, dopo a sinistra la Cina, e siamo arrivati. Signori, la geografia del 1500. Concluso questa piccola chiosa, andiamo con la numero 4. Allora, altri due fratelli, un altro disastro. I fratelli Vivaldi, stavolta genovesi, Ugolino e Vadino, detto Guido dagli amici, e non era un granché come soprannome direi, perché se guidava lui la nave c'era buona probabilità che tu finissi a morire da qualche parte nell'Atlantico. I due nel 1291 furono tra i molti che, si dice, scoprirono prima di Colombo l'America. Però totalmente per caso, dovevano circumnavigare l'Africa, in teoria, e dissero, questo è scritto proprio sui loro resoconti,
numerosi conti, costeggiamo. Bene, secondo alcune fonti del 300, tracce delle loro navi furono ritrovate alle Canarie e secoli dopo in Sud America. Mica è costeggiato da Dio. Ma la fonte più probabile, se vogliamo, il Libro del Conoscimento del 1385, resoconto di viaggi purtroppo anonimo, parlerebbe di una spedizione compiuta da genovesi in quell'anno in Senegal, nel quale questa nuova spedizione entrò in contatto con un ragazzo che parlava perfettamente genovese, non esattamente una cosa usuale da quelle parti, e che diceva di essere un discendente di una spedizione di 100 anni prima di due fratelli finita male da quelle parti. Se fosse vero, beh, allora avevano costeggiato per davvero. E le mie scuse in quel caso. Bravissimi. Più o meno, però. E alla numero 3, Naomi Uemura. Questa è quella moderna che di professione lui faceva il pazzo. Era matto. La sua aspettativa di vita quanto poteva essere lunga? Perché se ti imbarchi in imprese compiute in altri casi solo da gruppi di almeno 10 persone, da solo, direi che però gli riuscivano. A suo merito, Uemura iniziò a fare scalata per battere la sua timidezza, pensate, a aumentare il senso di autostima. A 30 anni aveva già scalato il Kilimangiaro, il Cervino e il Monte Bianco da solo. Questo fa calare il mio di senso di autostima. Ma veramente nel 78 fu la prima persona a raggiungere il Polo Nord a piedi, da solo. Durante il tragitto un orso polare gli mangiò tutte le provviste e lui il giorno dopo ci lottò uccidendolo. Uemura era un fottutissimo Terminator. Ma scalando il Denali, monte più alto dell'Alaska, nell'84, il giorno dopo aver raggiunto la vetta, un elicottero che seguiva i suoi movimenti lo vide in discesa sul versante ovest e poi però perse le sue tracce. Pensate, non mandarono aiuti per non offenderlo, visto che sapevano che voleva fare tutto quanto da solo. Un po' extreme come cosa, la sua fine rimane un mistero. E alla numero 2, Ludwig Leichhardt, che ha esplorato tutta l'Australia come voleva, solo che da morto. Come? Beh, molto semplice, basta farsi massacrare da degli indigeni ai quali vai a scassare le balle, quelli ti sbudelleranno e poi venderanno tutti i tuoi oggetti, scambi tra tribù, così che i tuoi effetti personali si facciano il giro di tutto il continente e vengano ritrovati anche a 4.000 km di distanza dalla supposta location nella quale si crede che tu sia morto. Ebbene, hai esplorato tutto il posto, almeno una parte di te l'ha fatto. Comunque non è sicuro che Ludwig, tedesco importato nell'outback australiano, abbia fatto quella fine. Nel 1848 partì alla volta dell'ovest, voleva farsi il coast to coast con 20 muli, 2 cavalli e 6 compagni, tra cui 2 guide aborigine, e c'è chi dice morì di sete perché loro erano troppi e l'acqua no. C'è chi dice che le guide li guidarono da loro amici che si rivelarono essere molto poco amici. C'è chi dice che le guide erano amiche in realtà, ma non degli altri aborigeni che incontrarono lungo il tragitto, e quindi furono loro la causa dei conflitti del seguente massacro. E insomma, il destino del Ludwigone, anche lui, resta un mistero. E alla numero 1 concludiamo con Jean-François de la Pérouse, in nome della Francia. Me lo immagino urlare per il re, per il re, da qualche parte in mezzo al Pacifico nel 1789, senza sapere che in Francia il re, o almeno la testa del re, stava rotolando giù da una ghigliottina. Ma per il re lo stesso, in realtà, oh. No, perché lo sapete, tra tutti la Pérouse fu proprio un tipo a posto. Illuminista convinto, provò a instaurare rapporti umani con tutte le popolazioni con cui entrò in contatto e si rifiutò di prendere in nome della Francia le terre sulle quali metteva a piede, che per lui appartenevano solo ai suoi abitanti. Fa ridere perché è normale, ma nel 1700 direi proprio di no. Quindi grande, girò ovunque, dalla Patagonia alla Kamchatka, dall'isola di Pasqua all'Indocina all'Africa, lo mandarono dappertutto sto matto. Ultime tracce però, rotta verso Tonga, ma le sue due navi sparirono. Ne furono inviate altre due per cercarli e sparirono pure quelle, al che direi che può bastare. Re Luigi XVI pare che chiese sue notizie. La risposta fu più o meno: che fine ha fatto della Pérouse? Non lo sappiamo, però sappiamo che fine sta per fare lei. E venne decapitato. Fine di una lunga e molto triste storia. Bella, vero?